Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas. Hi everybody, for Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Today we're gonna talk about AC/DC. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro pifferaio magico preferito. Oggi parleremo di AC/DC. Faremo sentire un po' di mashup, dei remix strani, particolari. Questo in particolare tra Snoop Dogg, AC/DC, Queen. Questo programma vi sorprenderà. Yeah. Vi ricordo cos'è un mashup, un insieme di 2, 3, 5, 10, 50 pezzi mescolati insieme in battuta, cioè senza sovrapposizioni disarticolate, ma con un'omogenea armonia ritmica e melodica. In questo caso abbiamo, come sentito, Will Rock You, Queen, Snoop Dogg e AC/DC. Bellissimo questo mashup. Parliamo un po' degli AC/DC. Gruppo musicale hard rock australiano formatosi a Sydney nel 1973. Sebbene il gruppo sia considerato universalmente come australiano, quasi tutti i suoi membri sono nativi britannici. Gli AC/DC sono tra i gruppi di maggior successo nella storia del rock. I loro album hanno venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo, oltre 71 solo negli USA. Per brani più conosciuti delle band si possono citare Highway to Hell, Back in Black e The Spells. Back in Black è il secondo album più venduto in tutti i tempi, secondo solo al Thriller di Michael Jackson. Altro mashup, prima sentivate sotto di Led Zeppelin, sono sicuro. Questo tra Oasis e AC/DC. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. No diggity. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding. Yeah. And all the lights that lead us there are blinding. La famiglia Young, di cui fanno parte anche i due chitarristi che fondarono la band, Angus Young e Malcolm Young, di origine scozzese, si dovette trasferire in Australia per motivi economici alla fine degli anni 50. Malcolm e Angus abbandonarono presto la scuola. Angus si diede a fare come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavorava in una fabbrica di reggiseni. Nel frattempo Malcolm aveva già formato un gruppo, i The Velvet Underground, non confondersi nel gruppo, no, nel Lou Reed di John Cale, e Angus stava imparando a suonare la chitarra e qualche volta suonava nel gruppo del fratello. Alla fine del 73 i due fratelli Young decisero di collaborare in un gruppo e così nel 31 dicembre 73 nacquero gli AC/DC. Il nome era stato scelto dalla sorella di Young, che lesse la scritta AC/DC, Alternate Current Direct Current, ossia corrente alternata a corrente continua, su un elettrodomestico, e la trovò adatta ad esprimere l'elettricità e il dinamismo del gruppo. Della formazione facevano parte anche il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Need e il batterista Colin John Bogues. Gli AC/DC, oltre a essere uno dei gruppi più noti della storia del rock, furono tra i maggiori ispiratori del movimento heavy metal degli anni 80. Molti gruppi infatti citarono loro le ispirazioni principali. Questa influenza
si può anche notare in diversi gruppi ephemeral, hair, glam, metal e hard rock, che ripresero dei riti in dubbia e inconfondibile derivazione del gruppo australiano. Tra i gruppi che vennero evidentemente influenzati da questi possiamo trovare il Cinderella, Britney Fox, Kix, Jekyll, Four Horsemen, Jet Luxi, Cult, Guns N' Roses, i Megadeth, gli Anthrax, Rose Tattoo, Accept, Heaven, Helix, Quiet Riot, Warren, The Best Way, Poison, The Great White, Motley Crue, D.A.D., Johnny Crash, Twist Sister e molti, molti altri. Alcuni gruppi avevano sonorità fortemente simili a CDC, venendo definiti spesso i loro cloni. Altro grande mashup tra Danny Warhol's B-52s e CDC. ACDC era un Australian rock band formed in Sydney 1973 by Scottish-born brothers Malcolm and Angus Young. The music of ACDC has been variously described as hard rock, blues rock, and heavy metal, but the band themselves call it simply rock and roll. We'll listen to some mashup remix that I'm sure will surprise you. I don't know if you like it, but I do. ACDC. ACDC have sold more than 200 million records worldwide, including 75 million albums in USA. I love this remix by Stereo Players DJs. They are genius. Listen to this. This is my preferred mix by AC/DC, by this DJ is called Stereo Players. Questi sono i miei DJ preferiti che hanno remixato di AC/DC, si chiamano Stereo Players, AC/DC Highway to Hell. Dedicated to my friend Stefano Fortunato, who loves AC/DC. Ciao Stefano! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi.